Notizia bomba dell'ultima ora, non ancora confermata ma assolutamente credibile. Sembra che Horizon Zero Dawn, una delle esclusive Sony per PlayStation 4 più preziose, più riuscite, nonché più amate, arriverà su PC entro la fine dell'anno. Ma entriamo nel dettaglio. Questa presunta sorpresa, questa incredibile voce di corridoio, poi non così incredibile, ci è stata fornita da Jason Schreier, uno dei giornalisti più abili e più importanti, più apprezzati di Kotaku, che ci fa sapere anche che appunto questa voce di corridoio, chiamiamola ancora così, gli è stata comunicata da tre diverse persone molto molto vicine a Sony. Chissà se sono proprio dipendenti della stessa Sony, ma questo naturalmente non lo sapremo mai. Perché? Perché, come era logico aspettarsi, tutte e tre le fonti hanno scelto di rimanere anonime. Naturalmente non si può non rimanere sorpresi anche solo all'idea che una simile cosa possa alla fine concretizzarsi. Tutta l'industria si sta muovendo comunque su questi binari, la stessa Microsoft, anzi, Microsoft, questa sua apertura oltre l'Xbox, inteso come console, questa lenta trasformazione di Xbox da console a servizio aperto a qualsiasi device, anzi, la sta utilizzando, la sta brandendo proprio come fosse un fiore all'occhiello. Sembrava effettivamente strano che Sony volesse continuare imperterrita su una strategia che oramai ha 10 e passa anni, anzi esiste da quando esistono le console, ha funzionato fino ad oggi, ma probabilmente da questa generazione in poi non può davvero più funzionare. Il videogioco, deve arrivare a tutti, e l'esclusività in qualche modo lo limita le vendite. Perché spendere 500 milioni di dollari in un videogioco, compreso il marketing, quello che volete, per poi venderlo solo a una frazione dei giocatori? È un business che davvero non ha più senso e che naturalmente porta questa voce di corridoio, continua a chiamarla così, verso una credibilità che fino a qualche anno fa non ci sarebbe mai stata. È vero che ci sono altre esclusive Sony ad essere arrivate già su PC, parliamo anche e soprattutto del catalogo Quantic Dreams, quindi Detroit, ma questa è la primissima volta che questo avviene con un gioco sviluppato da un first party Sony. Lo stesso Death Stranding è sviluppato sì con il supporto di Sony, ma da una software house indipendente. Per Horizon è invece un passo di tutt'altro calibro, di tutt'altra magnitudine. Un rumor quindi da tenere assolutamente d'occhio, perché non solo potrebbe portare a una prima volta davvero importante, ma potrebbe essere l'ultimo tassello di una industria di videogiochi in costante cambiamento e probabilmente in procinto di trasformarsi per un'ultima importantissima volta. Liberarsi dalle console è possibile? La tecnologia certe cose le impone, non ti lascia scegliere. Questo è Multiplayer.it e mi raccomando, dite la vostra qua sotto tra i commenti. Alla prossima!